Al Centro Sociale Anziani Stelle d'Argento festeggiano oggi il signor Pasquale Sant'Arcangelo, che compie ben 103 anni. Signor Pasquale, come sta? Sto bene. Ma quanti figli ha, signor Sant'Arcangelo? Quanti figli ha? 5. E quanti nipoti? Ma non ce ne sono più. Come sta? È contento che la festeggiano oggi qui? Sì, sono per me. E tre volte Trisavoro, ci dice la figlia, che si chiama? Filomena Sant'Arcangelo. E suo papà ha bisogno di cure particolari o autosufficienti? Animo, è sufficiente, lui è... va al bar, va a fare la spesa, lui è... la sua passeggiata, la pinichella, poi esce, poi viene. Signor Pasquale, ma che cosa mangia? Non ci voglio. Ma beve un po' di vino? Sì, ma poco. Però. E dove va la mattina quando si sveglia? Come? A fare la passeggiata, diceva sua figlia. Sì, no, cammino da solo. Viaggio da solo. Che lavoro faceva, signor Sant'Arcà? Tutti gli stessi. Ma com'è cambiato il mondo oggi? È una vita moderna. È moderna, invece prima. Nel più di sostanza, ma sotto moderno. E anche i giovani sono cambiati. Anche i giovani sono cambiati. No, io faccio meglio la vita prima, non oggi. Dove è nato lei? Dove è nato? Novazione Paese. Però non sono la Policoro. E quando si è trasferito a Policoro? Io ero giovanotto, 15-16 anni. E c'è lavorato la 106. Abbiamo lavorato all'industria, la bracciata lì, salariati, sono tutti gli stessi. I sacrifici erano tanti, non c'era l'acqua corrente e la luce come oggi. No, io poi ci ho fatto un po' parlare qua e guardami i buco, perché poi ho preso a manare e non ci ho lavorato, che ho all'industria e ci ho lavorato poi a Ricordo. Allora Policoro, il territorio di Policoro e Scanzano era pieno di bufali, di latte di bufala e c'era anche, c'era proprio il bosco e poi c'era il barone Berlingeri. Se lo ricorda il barone Berlingeri? Sì. Ma lui camminava naturale, non lo conoscevo, ma ci conosco, ma dove a calcio, veniva a calcio, andai a Salerno, si pigliava di vino, e poi se ne si pigliava il resto, dice che giù di Berlingeri non lo prende il resto, allora tanto non conoscevo. L'associazione pensionati Stelle d'Argento ha un presidente d'eccezione, Leonardo Marone. Da quanto tempo è in carica? Da marzo 2014. Come ha preso questo festeggiamento di Pasquale, dei suoi 103 anni? Beh, l'ho preso bene, con tanto entusiasmo, anche perché la figlia è una nostra socia e ci siamo impegnati tanto a far sì che questa festa riesca bene. Che cosa ha trovato prima della sua carica al Centro Pensionati Stelle d'Argento? Una bella realtà. E che cosa vorrà fare? Noi abbiamo trovato una bella realtà con una tradizione. Una tradizione bella, però noi la vogliamo migliorare ancora, facendo sempre di più nel sociale, facendo sempre di più cose che agli anziani potrebbero essere molto utili. Questo è un centro frequentato non solo dagli abitanti di Policoro, ma anche da quelli di Scanzano. Lei è di Scanzano Ionico? Sì, io sono di Scanzano, questo centro è frequentato da più paesi vicino, da Tursi, Montalbano, Scanzano, Novasili, Policoro, siamo parecchi paesi intorno che ne fanno parte. Presidente, e se un giorno il comune di Scanzano Ionico e il comune di Policoro diventassero un unico comune? Beh, per me sarebbe una gran bella cosa e io mi sono espresso favorevole e vorrei che succedesse una cosa del genere, così invece di avere tre comuni con una dimensione
e con tante spese in più potremmo avere una bella città insieme da poter fare una vita diversa, tutti i cittadini che sono in questi tre comuni.